male all'inizio, perché all'inizio i primi anni siamo in una fase cruciale per l'Europa e si discuterà il rilancio della crescita, la sua qualità sociale e ambientale, il futuro del lavoro, dell'innovazione tecnologica e digitale, il posto dell'Europa nel mondo, e l'Italia non può rimanere alla finestra, tantomeno essere fuori dalla porta, e quindi credo che abbia tutto il diritto e direi anche il dovere di svolgere il ruolo che ci spetta. La nostra storia, la nostra cultura, la nostra economia sono assolutamente decisive per l'Unione Europea. Ma se un mese fa, prima dell'inizio della crisi, le avessero detto che lei sarebbe stato... Se l'aspettava, anche solo un mese fa. Il premio? Il premio Orsello, sa. Ma la designazione da parte del governo me l'aspettavo, nel senso che è stata, come si dice in gergo, politicamente negoziata, però è stata anche per me una... Può sembrare strano, è stata una cosa abbastanza emozionante per me. Forse si aspettava la candidatura da parte di questo governo, ma probabilmente non si aspettava questo governo, no? No. Io penso che l'Italia comunque avrà il ruolo che merita, cioè un ruolo importante. E l'ambito economico, sì, quello sembra essere chiaro. Questo veramente lo deciderà lei, ma... importante nella Commissione Europea molto spesso coincide con economia. Ma l'Italia non è un piccolo paese di questuanti che chiede uno sconticino all'Unione Europea. L'Italia è uno dei paesi fondamentali dell'Unione Europea e nel momento in cui si ridefiniscono le prospettive dell'Unione Europea, l'Italia deve svolgere un ruolo da protagonista, il che non vuol dire mollare su quelle che sono le nostre richieste, intendiamoci, ma vuol dire avere, come abbiamo avuto anche con i nostri governi, voce in capitolo, capacità di fare proposte, vieni ascoltato se sei credibile, serio, coerente, competente. Questa storia dei pugni sul tavolo di persone che magari il tavolo neanche lo frequentano non si può più sentire. Questa non è l'Italia che sta a testa alta in Europa.